Allora, riprendiamo i lavori. Prego i consiglieri presenti di prendere posto e iniziamo con l'appello. Prego. Appello. Ah, quella cosa. Sì, sì, prego. Bacci, Catani, Cingolani, Filonzi, Garofoli, Giampaoletti, Gianangeli, Gullace, Lenti, Magagnini, Mancia, no, non c'è, Mancia no. Mancinelli, Marasca, Massaccesi, Melappioni, Olivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, no, Torri, Vannoni, Donofrio, non ti ho chiamato? Donofrio. 17. Sono presenti in aula 17 componenti. Grazie. Consigliere Donofrio voleva il momento di celebrità, quindi essere nominato. Allora, riprendiamo i lavori, mi scuso della pausa un po' più lunga. Adesso passiamo a trattare il punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2013. Non c'è bisogno ovviamente di illustrazione, non so se ci sono interventi perché è aperta la discussione, solitamente non ci sono. Chiudiamo questa fase, quella di dichiarazione di voto immagino che non ci siano. Passiamo alla votazione del punto 6 all'ordine del giorno. Votazione aperta. Rossetti no, Paola, Rossetti no, è arrivato adesso, Rossetti no. No. Sì. Era no. Io ho visto Rossetti arrivare mentre stavo dicendo la votazione aperta, quindi no. Catani non l'ho visto, francamente. Sì. Era un po' prima, allora Catani sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, il verbale. Rossetti Francesco, Filonzi non c'è Filonzi, Donofrio, no, non dà il voto, Magagnini, ancora Magagnini, grazie. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 17, i favorevoli 17, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora al punto 7 all'ordine del giorno, provvedimenti per la riduzione della concentrazione delle polveri sottili PM10 in area ambiente, illustra la pratica l'assessore Napolitano, assessore a lei. Dunque, proponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale un regolamento per la riduzione della concentrazione delle polveri sottili. Noi tutti sappiamo che il Comune di Jesi, in genere ogni anno, colleziona un numero di superamenti del valore limite giornaliero ammesso per legge, cioè di 50 microgrammi a metro cubo di PM10, che oltrepassa sempre il numero consentito, cioè i 35 superamenti in un anno.
Quindi abbiamo ritenuto necessario e doveroso dotarci di uno strumento attraverso il quale fosse possibile agire in maniera tempestiva per cercare di intervenire sia per prevenire che questi superamenti del valore si verifichino, sia per avere a disposizione degli interventi da attuare sin dal primo giorno in cui si registrano i superamenti. Quindi ci siamo basati innanzitutto su uno studio realizzato dalla Regione Marche, sulla base del quale abbiamo visto che per l'inquinamento atmosferico dovuto soprattutto alle polveri, per il 36% abbiamo una responsabilità da parte del traffico veicolare. Per il 22% circa questo inquinamento è dovuto al riscaldamento domestico e per un 13% agli impianti industriali. Non a caso i superamenti si verificano durante la stagione termica, cioè durante il periodo invernale, quindi che va da novembre in genere ad aprile, e che è il periodo in cui alle emissioni dovute al traffico delle automobili si sommano quelle del riscaldamento domestico. Per cui abbiamo articolato il regolamento in una serie di provvedimenti di vario livello. Abbiamo i provvedimenti di primo livello, che sono quelli che agiscono soprattutto sul riscaldamento domestico e che sono finalizzati a prevenire proprio che questi superamenti avvengano. E poi quelli di secondo livello e di terzo livello invece sono misure che si applicano nel momento in cui si registrano i primi superamenti e che invece agiscono a quel punto soprattutto sul traffico veicolare, con la limitazione del traffico per i veicoli più inquinanti. Già il 1° febbraio è partita la prima ordinanza per il blocco del traffico 2 giorni alla settimana e per limitare le ore di accensione dei riscaldamenti all'interno delle case e diminuire di 1 grado la temperatura ambiente, sempre nelle abitazioni e negli uffici, quindi ad esclusione di scuole, ospedali, eccetera. Allora, il regolamento poi è stato... Al regolamento è stata allegata sono state allegate delle norme transitorie, in quanto per i provvedimenti di primo livello ci è sembrato opportuno innanzitutto fare delle verifiche, cioè dare il tempo necessario sia agli uffici del comune sia ai privati di mettersi in regola. Per cui partiremo nelle norme transitorie, innanzitutto con un censimento per quanto riguarda gli esercizi commerciali, quindi le attività di ristorazione, pizzerie, forni, che utilizzano degli impianti di cottura a biomasse. Perché da un altro studio, sempre effettuato dalla Regione, è risultato, e poi questi sono dati che insomma li abbiamo riscontrati anche su uno studio condotto dall'ARPA della Lombardia, è venuto fuori che questi impianti alimentati a biomasse, per esempio un caminetto di quelli di tipo tradizionale, emettono a parità di quantità di calore, quindi che uno riceve, emettono polveri che sono paragonabili a 2500 caldaie a gas. Quindi abbiamo ritenuto opportuno innanzitutto agire su queste attività che proprio utilizzano la biomassa per cuocere il cibo. E entro il 31 marzo faremo un censimento per capire che tipo di impianti utilizzano e quindi se sono a norma e se non sono a norma che tipo di dispositivi e di filtri possono essere messi in opera, diciamo, su questi forni.
l'anno, e questo avverrà entro quest'anno, in modo che dal 1 gennaio 2014 queste attività saranno dotate di filtri antiparticolato, insomma di filtri che riducono le emissioni di polveri. L'anno prossimo questa stessa operazione verrà fatta per gli edifici privati, quindi per gli impianti delle abitazioni che non sono certificati, che magari impianti obsoleti di vecchia generazione che non hanno gli opportuni filtri. Questo solo nel caso in cui non vi sia presente, nel caso in cui nell'abitazione vi sia presente un altro impianto di riscaldamento invece a norma. E, per questi tipi di interventi inoltre il Comune ha previsto la possibilità di contribuire alla spesa per la riduzione delle polveri, cioè una volta che abbiamo avuto il quadro di quello che della situazione, cioè di quali sono questi impianti sui quali si deve intervenire, il Comune è in grado con i fondi che ha proprio destinati ad interventi in campo ambientale di contribuire a questa spesa proprio perché questo sarebbe un intervento importante e anche definitivo per ridurre l'inquinamento dell'aria. Questo riguarda le norme inserite nel regolamento e che sono, come dicevo, delle norme da utilizzare a breve termine, mentre comunque di pari passo gli uffici stanno pensando, e qualcosa stiamo già facendo, a interventi a più lungo termine, per i quali agiranno sulla sensibilizzazione e sull'educazione dei cittadini. Per esempio con l'implementazione delle piste ciclabili, con un progetto denominato Intermodal che ci consentirà di avere una card unica per il trasporto pubblico, con la revisione dello stesso sistema di trasporto pubblico urbano, dimenticavo una cosa importante, dovrebbe anche partire a breve una sperimentazione per il lavaggio delle strade, che quindi andrà in questa direzione, cioè attraverso la sperimentazione noi vedremo se questo lavaggio effettivamente è efficace, ci darà la possibilità di ridurre ulteriormente le polveri. A quel punto il Comune potrà utilizzare questa modalità come ulteriore sistema di abbattimento dell'inquinamento. Inoltre c'è anche la previsione di rivedere tutto il sistema di monitoraggio che abbiamo a Iesi, in quanto la centralina, quella da traffico, è di proprietà della provincia, per cui su quella noi non possiamo intervenire. Per le altre centraline che possediamo invece abbiamo già di concerto con l'ARPAM studiato quale può essere una migliore ricollocazione delle stesse centraline al fine di ottenere dei risultati migliori, più attendibili per valutare la qualità dell'aria, e inoltre dovremmo dotare queste centraline di polverometri, in quanto ad oggi misurano altri tipi di inquinanti e sono sprovviste appunto di polverometro, ma questo ecco è già partita come operazione. E con questo direi che avrei finito. Grazie Assessore, adesso è aperta la discussione, potete prenotarvi per intervenire, poi darò atto della avvenuta presentazione anche di una risoluzione che magari il consigliere Gianangeli presenterà, visto che l'ha presentata lui, è una risoluzione appunto da eventualmente approvare dopo l'approvazione dell'ordine del giorno della delibera relativa a provvedimenti appunto in materia di riduzione della concentrazione di polveri sottili. Non ci sono prenotazioni?
Consigliere Olivi, la facoltà. Grazie Presidente. Nel corso della Commissione avevamo avuto modo di confrontarci con l'Assessore e chiedere l'inserimento di alcuni passaggi che lei aveva fatto in Commissione. Ci riferiamo, oggi l'ho riascoltato sinceramente nella presentazione fatta dall'Assessore Napolitano, dell'attenzione dell'amministrazione di inserire in questo documento il passaggio del piano della mobilità. Forse è il caso che io mi spieghi, perché chi non ha partecipato a quei lavori, la riflessione nasceva dal fatto che l'amministrazione ha deciso di non intraprendere la strada di aderire a quello che è diciamo, la proposta della Regione Marche, affinché i comuni, soprattutto quelli che poi ricadono in fascia A, di aderire ad un percorso che era iniziato nel 2010 e dopo una prima fase sperimentazione aveva prodotto una sorta di, adesso uso il termine forse non puntuale, di regolamento regionale su cui i comuni dovevano attenersi per uniformare le loro azioni sull'intero territorio regionale. E quindi l'assessore Napolitano in commissione ci spiegava che l'amministrazione comunale non ha avuto, cioè non ha inteso, diciamo, aderire a questo percorso, non vorrei fraintendere le sue parole, ma perché a giudizio dell'amministrazione quel percorso non aveva dato, nello specifico del caso Jesino e anche in altri, dei risultati positivi. Allora, prendendo spunto da questo aspetto, che comunque aveva lasciato personalmente, l'ho anche detto in divento, alcune perplessità, e prendendo anche spunto dal fatto che per stessa ammissione degli uffici su questo aspetto la questione del traffico era importante per circa oltre il 50%, e vedendo che certe attenzioni, a parte forse a parte di città, dove dati magari forse datati davano però una presenza forte di queste polveri sottili dovute a traffico, mi riferisco alla zona sud, e in questa nuova proposta non c'era nulla di attenzione a queste parti, si era detto se c'era intenzione l'amministrazione di intervenire a monte con un nuovo piano del traffico, e si suggeriva soprattutto un piano della mobilità, proprio per incidere su quelle che sono le attenzioni a una mobilità sostenibile. Tant'è vero che sulla stessa proposta dell'amministrazione c'erano alcune iniziative in questo senso, mi ricordo il carpooling, il car sharing, che mi ero permesso anche un'osservazione, nonostante forte, no? Di qualche battuta nelle precedenti amministrazioni, e oggi con piacere invece le ritroviamo come attenzione di buone pratiche per provare a intervenire sulla questione. E riarrivo al punto. Nelle volontà di questa proposta c'erano delle intenzioni ad essere vicini con interventi economici alle famiglie e alle aziende, soprattutto in funzione di quella novità che era la questione, no, io la chiamo dei caminetti e insomma delle biomasse familiari a uso domestico. Allora noi dicevamo era opportuno prendere invece un impegno che, per carità, capiamo che va fatto magari dopo una sorta di censimento, ma siccome iniziamo forse era importante stabilire quali fossero le potenziali risorse per queste iniziative. E in seconda battuta dicevamo di inserire fra le attività anche quello di dotarsi in un tempo plausibile di un piano della mobilità, anche perché facevo presente, grazie a quel progetto intermodal che la stessa assessore citava, le risorse ci sono, cioè quel bando che avevamo proposto e che ci siamo aggiudicati porta in date qualche centinaio di milioni di euro, qualche centinaia di migliaia di euro, che ci permettono di poter avere delle risorse per un piano della mobilità. E lo affiancava al fatto appunto che, se è vero come è vero che è la questione della viabilità che incide anche fortemente, percentualmente più della metà, su questi nostri problemi, è altrettanto vero che potremmo incidere con delle attenzioni alla mobilità, perché altrimenti senza una sana compensazione il rischio qual è? Non si prende la strada regionale, della strada regionale si prendono alcuni interventi piuttosto che altri, si mescola
un mix in maniera, chiamiamola, autonoma, e di conseguenza non si personalizza, anche perché in parti di città poi delle attenzioni non vengono più effettuate. Allora, di queste attenzioni si era detto ne potremmo tener conto, no? Anche dopo la discussione. Oggi prendo atto che la bozza è diventata, la delibera è quella che ci era presentata, e c'è l'intervento a voce dell'assessore non suffragato da alcuni interventi scritti. Allora, questi impegni ci sarebbero piaciuti, che fossero stati ufficializzati, assessore. La sua dichiarazione è da intendersi con una messa a verbale di questi impegni dell'amministrazione, mi riferisco alle risorse economiche, mi riferisco al discorso della mobilità, mi riferisco al discorso di intermodal, mi riferisco a trovare un mix fra le attenzioni regionali e quelle locali. Oppure, diciamo, non c'è un impegno ufficiale, perché nei fatti, votando la delibera così come presentata, poi le questioni sono puntualizzate dalla parte scritta e non dalla parte verbale. Grazie, consigliere Olivi. Consigliere Gianangeli, la facoltà. Allora, questa cosa, questo problema è da tanti anni che ci combattiamo. Ricordo anche il presidente Massaccesi, si ricorderà che passaggi anche un po' pesanti ci sono stati su questa cosa dei polveri sottili, che si incastrava in maniera forte con la questione della Sadam, perché qua in pratica si andava a aumentare, in quel caso lì, in una situazione già sotto pressione, già fuori limite, e notevolmente la situazione si andava a aggravare con un impianto di quel tipo lì, e da lì poi erano venute fuori diverse assemblee così. Io ho l'impressione che la situazione non sia molto cambiata, nel senso che i provvedimenti che sono stati presi, che sono piuttosto similari a quelle che vengono riproposte oggi, non abbiano portato i risultati sperati. Secondo me questo non è casuale, perché è possibile che non siano proprio corretti i presupposti, nel senso mancano, secondo me c'è una carenza istruttoria, questo da parte della Regione Marche, che poi si ripercuote purtroppo anche sui territori. Quindi ci ritroviamo a bloccare le solite R01, R02, ci ritroviamo a dire che dentro casa non dobbiamo avere più 19 gradi, e sono sempre le stesse cose. Io ho paura che al di là magari di un'attenzione forse maggiore che potrà cercare di mettere l'amministrazione, non lo so, però che dagli stessi presupposti si arrivi agli stessi risultati deludenti. Allora, da questo punto di vista, mi permetto di dire quelle che avevamo già rilevato, alcune criticità di questo approccio. Noi avevamo presentato nel marzo del 2011 una carta, tra l'altro messa a verbale del Consiglio, era un Consiglio Comunale aperto, si ricorda, Presidente. Allora, innanzitutto mi permetto di dire alcune cose sulle cose che sono state dette dall'assessore. Dire che allora, le fonti citate dall'assessore, il piano di risanamento dell'area della Regione Marche, in cui si stimano, si classificano in base alle tipologie di emissioni dei polveri chi incide di più sul pacchetto totale dei polveri. In effetti è lo stesso piano in cui troviamo i famosi quattro, in cui troviamo valori delle emissioni dell'allora Turbogas. Si ricorda, Presidente, lei ci aveva fatto anche un'interrogazione, perché noi qua abbiamo una Turbogas che adesso è spenta. Sul piano di risanamento dell'area c'è scritta una cosa, sui documenti dell'ARPA c'è scritta un'altra, sul progetto c'è scritta un'altra, sono ordini di grandezza completamente diversi. Cioè, questo per dire, quello è l'impianto uno dei più importanti che c'è in regione, il secondo più importante. Nonostante questo, sui dati delle emissioni di polveri di quell'impianto lì c'erano discordanze in documenti ufficiali differenti, fra cui anche uno è quello citato dall'assessore, addirittura discordanti per ordine di grandezze. Chiaramente, se io ho un problema e non ho neanche i presupposti di aver preso bene le misure, chiaramente è possibile che ci troviamo come oggi, che cioè questo problema non venga risolto, perché non ci sono le premesse corrette per essere, potrebbero non esserci le premesse corrette. Ad esempio, io volevo citarvi
un documento che citai al famoso forum tecnico qua della Sadam, quelle 9 ore che abbiamo passato qua dentro. È un documento anche questo della Regione Marche, e anche questo è ufficiale, che è il piano di risanamento della ERCA, che se mi ricordo bene è del 2002, non mi ricordo, 2006, ok, sì, 2006. Pagina 65, si parla di Falconara e si parla dell'API. Dico questo per fare solo un esempio, senza andare a rompere scatole a nessuna azienda, per carità. In quel documento lì, per quanto riguarda l'emissione di particolato primario, si dice che nel periodo estivo, ad esempio, il traffico veicolare incide dal 40 al 50%, l'API raffineria inciderebbe per emissioni di particolato primario dal 25 al 35%. Con questa forbice potrebbe verificarsi la situazione in cui 40% traffico, 35% solo quell'impianto lì. Quindi dare completamente le responsabilità, adesso vi dico, al traffico, si rischia di distorcere la fotografia da cui partire per la risoluzione del problema. Questo lo dico perché, ad esempio, manca, questo lo rilevammo in quel Consiglio Comunale aperto, manca per quello che riguarda il traffico un piano contestualizzato dei flussi, una misurazione contestualizzata dei flussi di traffico. Cioè bisogna sapere, bisognerebbe, cosa che si può fare, neanche costa tanto, sono rilevazioni statistiche abbastanza semplici e neanche troppo onerose, bisognerebbe sapere agli ESI l'euro 0, l'euro 1 e l'euro 2 quante sono, dove vanno, quanti chilometri fanno mediamente, in modo, perché questo potrebbe essere agli ESI di una cosa e a Falconara o Chiaravalle o a Civitanova diverso, perché dipende da come è fatta la città, perché può succedere, in effetti una macchina Euro 0 inquina potenzialmente molto di più di una macchina Euro 5, ma se agli ESI le macchine Euro 0 stanno ferme perché le usa solo un pensionato per andare alla messa la domenica, e le Euro 5 le magari sono usate tutti i giorni per farci 25 chilometri dentro la città, allora il problema va orientato a fermare. Questo qui si può fare solamente se esiste un piano dei flussi di traffico, un provvedimento del genere, chiaro e contestualizzato nella nostra zona. E questo io lo dico non per criticare, perché penso sia abbastanza logico, penso sia abbastanza oggettivo. Purtroppo nell'approccio che viene anche dalla Regione Marche, questo non c'è, e io ho paura che questo sia una delle cause principali per cui ancora oggi stiamo a correre dietro, esattamente come 6 anni fa, al problema delle polveri sottili. Riguardo ai filtri antiparticolato, c'è una copiosa letteratura che dicono che praticamente il problema viene risolto però perché per la centralina, nel senso che i filtri particolato, parlo per esempio quelle delle auto, non fanno altro che ridurre la massa del particolato, cioè anziché da PM10 le riduco a PM0,01, sono particelle più piccole, quindi magari nella rilevazione gravimetrica pesano di meno e quindi abbasso i livelli dei sforamenti, ma dal punto di vista dell'impatto sanitario sono ancora più pericolose. E questo è perché il motivo della risoluzione, la parte finale, la risoluzione è presa papale da un documento che presentammo insieme a Marco Ciampoletti, che adesso non c'è, che chiedeva proprio una forma di monitoraggio finalmente del nostro particolato, sapere una caratterizzazione chimico-fisica in modo che ci permetta di capire da dove viene questo particolato. Finché noi non riusciremo, noi cittadini, a avere questa cosa, rischiamo di andare a fare i lavori in casa senza aver preso le misure, e quindi è possibile che i lavori vengano male. Questo è un po', scusate, sono re delle metafore, no, per capirci. Quindi, detto questo, poi un'altra cosa, non si cita per niente la questione delle centrali che noi abbiamo. Se voi mettete un compasso nel centro degli ESI, della cartina degli ESI, fate un cerchio di 8-10 chilometri, stanno arrivando, hanno autorizzato, hanno proposto nell'arco dei 8-10 chilometri circa 9 impianti, diciamo così, 8-9 impianti. E qui arrivo all'argomento più importante, che viene sempre escluso nelle autorizzazioni e anche nei piani di risanamento, cioè il particolato secondario, che è la vera causa. È la vera causa dell'inquinamento. Al di là del tempo, se lei presenta magari anche la risoluzione, sì, così sennò, semplifico, ecco, semplifico un unico intervento, sì. Così giustifica, sì, lo sforamento. Ah, chiedo scusa Presidente, io non ce la faccio a guardare, grazie comunque che me l'ha ricordato, non voglio fare comizi, perché grazie, anzi cerco di chiudere subito. Cioè, che succede? Che questi impianti
forse emettono particolato primario non tanto alto, ma emettono quantità estremamente elevate di precursori del particolato secondario. Cioè il particolato invece non è come gli altri inquinanti, il monossido di carbonio, spengo la caldaia, si abbassa e diventa il monossido di carbonio. Se io spengo la caldaia si crea comunque del particolato secondario, cioè alcuni inquinanti, come per esempio gli ossidi di azoto, che l'ingegnere sa benissimo di cosa parlo, sono considerati precursori del particolato secondario, cioè in certi contesti possono trasformarsi in particolato. È quella base di quel smog che resta sempre, anche quando noi spegniamo le emissioni di particolato primario. E questo è scritto anche nelle direttive europee, anche nella legge. Quindi su quei precursori del particolato secondario non si parla mai. Una centrale a biogas produce fino a 13, 14, 15 tonnellate l'anno di NO2. Che studi epidemiologici dicono che fino al 50% possono essere trasformati in particolato secondario, in particolari situazioni, dipende dal tempo, dipende dove, dopo bisognerebbe quantificare dove va a finire. Qua abbiamo un'area aerca strana che ha i fenomeni delle brezze, in cui non c'è il riciclo dell'aria, questo è scritto su studi anche della provincia, di De Grassi, eccetera. Quindi, secondo me, dove voglio arrivare, così presento anche la risoluzione. A tutta questa storia c'è una particolarità che l'abbiamo detto altre volte, che è brutta da dire ma va ricordata. Questi impianti non sono stati assoggettati a una valutazione di impatto ambientale. Arrivano sul territorio senza che questi impatti siano stati considerati sul territorio. Per cui io chiedo in questa risoluzione al sindaco di valutare, non l'ho fatta cogente come avete visto, ci mancherebbe, voglio lasciare la discrezionalità, famosa discrezionalità, all'amministrazione di trovare se e come farlo. Però se affrontiamo il discorso dei polveri sottili non possiamo non tener conto di questo, cioè di capire queste centrali che arrivano che impatti hanno. Tra l'altro è considerato anche nell'accordo di programma sulle polveri sottili che si possa prevedere la riduzione delle emissioni anche per ordinanza sindacale fino al 10%. Fino al 10% di questi impianti. Quindi così chiudo anche la discorso alla risoluzione. Io voterò chiaramente questo provvedimento perché ci mancherebbe, va bene, però se dovremo cercare di fare uno scatto in più, utilizzando anche gli strumenti che abbiamo, se vogliamo parlarne in commissione, proporre dei progetti, discuterne, trovare dei tecnici, non so, oppure quei nostri tecnici del comune, però, perché altrimenti si rischia di fare gli stessi provvedimenti che hanno dimostrato una loro scarsa risultanza nella risoluzione del problema. Grazie. Grazie consigliere Gianangeli, consigliere Punzo a facoltà. Sì, grazie. Dunque, quello che ci ha presentato oggi l'assessore, ho capito e correggetemi se sbaglio, è un regolamento per le azioni, fatemi dire, coercitive che l'amministrazione ha il dovere di mettere in atto a fronte di una serie di fenomeni di sforamento di valori limite. Io non credo che ci sia molto da discutere su questo, cioè uno li deve fare e basta. E io credo che oggi fondamentalmente abbiamo votato quello. Il discorso più interessante e amministrativamente più diciamo denso di iniziative e di cose da fare è quello che ci può stare dietro. Allora, io non credo che le cose possano essere affrontate in maniera singola, a pezzettoni, perché come è messa la situazione strutturale di un territorio va vista nella sua complessità, nel senso di completezza, quindi diciamo in termini complessivi, perché sappiamo tutti che il traffico veicolare inquina, sappiamo tutti che una caldaia inquina e inquina sempre di più man mano che dal gas si va verso i liquidi e si va verso i solidi, si sa che i caminetti inquinano, si sa che le pizzerie inquinano, si sa che le strade sporche di polvere sollevano tutta una serie di inquinanti e quant'altro. Io vi posso anche dire che se noi le macchine le fermiamo perché nessuno c'ha più i soldi per comprare la benzina, il traffico veicolare lo azzeriamo. Non è demagogia, sto estremizzando per spiegarmi in fretta. Se i consumi elettrici dell'industria diminuiscono perché non riusciamo più a produrre alcunché perché non riusciamo a venderlo, allora anche le centrali che fanno la corrente nelle Marche come nel Lazio, come in Toscana o a Canicattì, smettono di bruciare e inquiniamo di meno. È chiaro che dietro a un discorso del genere c'è un discorso complessivo che deve tener conto anche di quello che è il modello di sviluppo che noi vogliamo portare avanti.
Mo non è un comune come Iesi che si dota di una propria filosofia di modello di sviluppo, però quantomeno un comune come il nostro ha il dovere di presentare un piano complessivo che abbia dei requisiti di efficacia e che abbia, perché no, anche dei requisiti di completezza. Poi ci sono delle azioni che possiamo fare in autonomia e le possiamo fare da soli, ci sono delle azioni che possiamo fare di concerto con i comuni limitrofi, ci sono delle azioni che puoi fare soltanto se vai in un ambito regionale più vasto, ci sono delle azioni che riguardano il livello nazionale, come può essere la gestione delle reti che portano in giro per l'Italia la potenza e quant'altro. Quindi io, se non altro, l'unica cosa che chiedo all'assessore è di conoscere se un'iniziativa del genere è già cominciata, se sì, mi piacerebbe poterne parlare in commissione, poter capire in che direzioni si sta orientando, con che tempi, con che risorse, e quindi un programma di lavoro, che mi sembra una cosa che per l'amministrazione diventa fondamentale, senza drammi, senza estremizzazioni, ma con molto realismo. Grazie, ho concluso. Grazie, consigliere Punzo. L'assessore Napolitano. Allora, volevo dire diverse cose. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi, quelli adesso siamo in fase di predisposizione del bilancio, per cui verranno inseriti nel bilancio, ecco perché noi adesso non possiamo dire qual è la cifra esatta. Quando sarà approvato e portato all'approvazione il bilancio, ci saranno. Per quanto riguarda il suggerimento che dà il consigliere Gianangeli, noi siamo disponibili a valutare, no? Quello che ci propone, cioè approfondire lo studio che propone lui sulle particelle, quindi di concerto con l'ARPAM, con gli organi scientifici che sono che hanno la competenza di effettuare questi studi, e quindi potremo valutare che tipo di onere può derivare da uno studio del genere, quanto può essere efficace. Come diceva lui, si può valutare in commissione, si può studiare questa cosa, io credo che sia fattibile, ecco. L'ultima cosa, per quanto riguarda l'invito del consigliere Punzo, noi per adesso abbiamo messo in cantiere una serie di azioni che confluiscono tutte verso il miglioramento, ecco, delle condizioni della qualità dell'aria, e se è preferibile riunirle tutte insieme in un unico documento e quindi presentare questo documento come un piano organico, ecco, le metteremo insieme e lo faremo, anche questa è una cosa fattibile anche in breve tempo, perché ce l'abbiamo tutte in mente e probabilmente non sono state inserite in un documento unico, ma sì, lo faremo sicuramente, ecco. Grazie, assessore Napolitano. Quindi Francesco Rossetti. Grazie, presidente. Io proseguo un po' con il ragionamento che faceva Massimo Gianangeli, che nella logica e nel principio condivido, perché ovviamente su alcune parti no, per esempio ci sono indagini della Regione rispetto al flusso del traffico veicolare e rispetto anche alla porzione non prevista dalla legge sulla gravimetria delle polveri, perché effettivamente la legge ci chiede in qualche modo di misurare le PM10, poi sappiamo che le polveri, quelle più sottili, fino ad arrivare a 0,01, sono quelle più dannose perché arrivano più in profondità quando vengono respirate, e quelle purtroppo, su quelle la legge non ci dà limiti. Questo non significa che un ente come il NOCO, come un comune, può, nel dotare le quattro centraline di cui ci ricordava l'assessore di polverometri, ci sono attualmente delle strumentazioni, dei polverometri che possono misurare anche quel tipo di polvere. Quindi questo ovviamente in via cautelativa rispetto a un provvedimento di legge che è nazionale.
Io faccio, appunto, vengo dietro al ragionamento che faceva Massimo, perché noi arriviamo a votare un provvedimento senza aver fatto tutto quel percorso. Ovviamente ci sono diversi livelli, no, di intervento, il nazionale, il regionale, la provincia e il comune, e ognuno dovrebbe fare quel tipo di ragionamento. Io dico che questi problemi non sono più ormai comunali, ma sono problemi di area vasta, perché gli interventi fatti a macchia del leopardo porteranno sicuramente a risultati diversificati sul territorio. Quindi è opportuno fare interventi di area vasta. Il comune, però, comunque sia, anche noi nel piccolo non dobbiamo dimenticarci questo approccio che ci ricordava Massimo. Analizzare le cause per poi individuare i provvedimenti più opportuni. Questo è giusto. E solo purtroppo, Massimo, questo percorso non l'abbiamo fatto. La Commissione Ambiente non è partita questa tecnica nel comune di Jesi, e noi abbiamo, il comune ha scelto di non aderire alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale del 2010. Quindi noi adesso, non è attualmente, non è vero che noi adottiamo un provvedimento perché obbligati. Noi, proprio non avendo aderito alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale, ci siamo tenuti, per così dire, come ci ricordava anche l'assessore in commissioni, le mani libere per avere e attuare dei provvedimenti in maniera più flessibile. Perché se noi aderivavamo alla delibera del Consiglio regionale, oggi non stavamo discutendo. Approviamo, un po' come la convenzione dell'ATA, no? O l'approvi o non l'approvi, o aderisci integralmente o non aderisci integralmente. Alcuni comuni hanno aderito integralmente a quel tipo di deliberazione, quindi significa che tutto quello che c'è scritto in quella delibera il comune che aderisce deve attuarlo. Non avendo noi aderito, dobbiamo comunque mettere in atto dei provvedimenti, perché l'Europa in questo settore ha le antenne dritte e potrebbe arrivare a sanzionare non solo gli enti regionali che non fanno qualcosa per migliorare la situazione, ma anche gli enti di livello minore, no? Diciamo a livello, quindi province e comuni. E noi, quello che io in qualche modo ho provato anche a mettere in discussione a livello della Commissione, è che noi di quella delibera regionale prendiamo alcune cose e non ne prendiamo altre. Adesso, al di là di quello che diceva Genangeli sul fatto di quali sono le attività che incidono più o meno nell'inquinamento dei polveri sottili, possiamo dire che a livello anche statistico sappiamo che il traffico veicolare è quello che incide con la percentuale maggiore, poi ci sono le attività, diciamo, il civile, i camini, le civili abitazioni e il terziario, e poi l'industria. Questo in linea di massima è similare anche in altre regioni, questo tipo di, e anche in altri studi a carattere europeo. E quindi questo possiamo più o meno prenderlo come buono. Il problema è che se diciamo questo, poi dobbiamo agire di conseguenza. Cioè, se noi diciamo che il traffico veicolare è quello che incide di più sull'inquinamento da polveri sottili, di conseguenza dovremmo, laddove possiamo, non avendo aderito alla delibera regionale, scegliere gli interventi, andare nell'intervento più cautelativo nei confronti del traffico veicolare. Invece qua si sceglie di incidere soprattutto sul settore della civile abitazione e in particolare un settore che è quello delle pizzerie e delle panificazioni. Al di là, adesso permettetemi anche la battuta, si interviene anche sui foconi per le griglie. Quindi se ci avete un focone in giardino che ci fate una grigliata, ecco, ponetevi nella condizione di autodenunciarvi al comune tra breve. Adesso, al di là della battuta, nemmeno tanto battuta, perché anche questi sono tra gli elementi previsti nel provvedimento. Noi dicevamo questo, pensavamo queste, abbiamo fatto queste riflessioni qua all'interno della Commissione. Innanzitutto non intervenire solamente ed esclusivamente mettendo a carico anche a livello economico un filtro, al di là se si prende un filtro elettrostatico piuttosto che un filtro ad abbattimento d'acqua, va da un costo dai 1.500 ai 4.000-5.000 euro.
con efficacie diverse. Un filtro a battimento acqua può arrivare all'80%, cosa che è richiesto dal provvedimento, è richiesto un'efficacia almeno l'80%. Se prendiamo un filtro elettrostatico che costa di meno, l'efficacia non sarà dell'80%, ma abbiamo il 40-50%, cosa che non è previsto nel provvedimento. Un altro punto, per esempio qua si dice divieto di utilizzare le spazzatrici che non hanno i sistemi di aspirazione e di bagnatura. Poi in fondo si dice che, come ci ricordava l'assessore, è in atto una sperimentazione per verificare l'efficacia della bagnatura delle strade. Allora, era secondo me opportuno, anziché vietare l'utilizzo delle spazzatrici, adeguarle con i sistemi di bagnatura o di aspirazione. Oggi ci sono sistemi tipo miscele enzimatiche per la chelazione delle polveri a terra che sono molto molto efficaci, e secondo me era opportuno, laddove il comune spende delle risorse per fare una sperimentazione, che se questa sperimentazione va a buon fine, di conseguenza il risultato il comune lo adotta, non lo adotta vietando l'utilizzo delle spazzatrici. E poi, per esempio, continuo, sulle misure cosiddette a lungo termine, ci ricordava il consigliere comunale Ulivi l'elaborazione di un piano della mobilità. A parole l'assessore l'ha detto, nel provvedimento non c'è scritto. Concludo e vado alla conclusione. Noi crediamo che laddove comunque il problema è complesso, e il problema noi riteniamo che ci sia perché Iesi è in zona ERCA e perché gli sforamenti sono reali, non è che ce li inventiamo, quindi è un problema complesso ma che esiste, credo che sia, che era magari più opportuno, un coinvolgimento di tutta la Commissione, avendo più tempo e non solo un'ora, per mettere in piedi quelli che sono provvedimenti a breve termine, consigliere Punzo diceva coercitivi, io li chiamerei contenitivi, che ci devono essere, con provvedimenti a lungo termine che sono invece preventivi. Troviamo molti provvedimenti contenitivi su alcuni solo settori che graveranno sulle tasche di alcuni cittadini, perché qua nelle misure transitorie finali si parlano di eventuali risorse a disposizione, non a seguito di risorse individuate a bilancio. E invece troviamo un po' scarso la parte del provvedimento sui provvedimenti cosiddetti preventivi a lungo termine. Grazie consigliere Rossetti. Consigliere Marasca, facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma io intervengo ovviamente non in senso tecnico, perché comunque non sono un esperto di questa materia, però alcune cose comunque anche da profano mi sono sembrate un po' particolari. Ora, al di là di quanto ha previsto magari la Regione Marche nella sua delibera, quindi le misure che la Regione Marche in qualche maniera ha individuato, che comunque non riguardano il Comune di Iesi, perché il Comune di Iesi si è in questa fase, almeno da come ho inteso io, si è in qualche maniera lasciato le mani libere non aderendo a quella delibera regionale. Ora, io francamente vedo che manca, a mio parere, due cose su cui si è ragionato in questi anni in Consiglio Comunale e che in questo documento non ci sono. La prima è il trasporto pubblico. Io francamente sono ormai convinto che ci si investa poco nel trasporto pubblico, che comunque nelle nostre zone che hanno soltanto problemi per alcune parti del territorio comunale relative al traffico veicolare e non sull'intero territorio comunale, credo che quindi questo discorso del trasporto pubblico non sia mai stato approfondito e impostato in un'ottica generale, proprio perché il problema del traffico è inquadrato in alcune singole parti del territorio e, come abbiamo visto, incide non poco sul totale delle polveri sottili e dell'inquinamento. Di conseguenza, cosa si era detto in questi anni? Si era detto di individuare dei parcheggi scambiatori all'ingresso e all'uscita della città, e in parte alcuni spazi sarebbero già disponibili. Soltanto che ci viene risposto in più di un'occasione che questo non è di facile soluzione, per il semplice motivo che non possiamo più direttamente intervenire nell'organizzazione del trasporto pubblico urbano, per il semplice fatto che anche in quell'occasione abbiamo provveduto a, per certi versi, esternalizzare quel servizio.
ma io credo che si possa ancora in qualche maniera, con il vettore che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano, individuando alcune aree in ingresso, io penso ad esempio alla zona industriale, tutto prevedere e individuare un parcheggio scambiatore in quell'area, come prevederlo anche all'ingresso a ovest della città, quindi via Roma, ad esempio lì la zona Fornace, oppure ancora prima la zona Ponte Pio. Ci sono alcune aree in cui è possibile agevolare questo scambio gomma mezzo pubblico, che in qualche maniera potrebbe disincentivare l'uso della macchina all'interno dell'autovettura, all'interno dei confini urbani della città. Non solo, ma manca anche quello che dovrebbe essere sicuramente un intervento di più lungo termine, che è appunto una nuova ridefinizione della viabilità cittadina, per un semplice motivo: io credo che sia stato giusto attribuire le deleghe dell'ambiente insieme a quelle dell'urbanistica. Non solo, ma credo che un'altra delega che debba incidere è quella della viabilità. Queste tre deleghe possono ridisegnare una città in qualche maniera legata proprio alla sostenibilità dei flussi veicolari. Ad esempio, noi abbiamo un problema del traffico in che zona? Nella zona di via 24 Maggio, via Gallo d'Oro. Quella è una zona che è fortemente legata a un traffico lento. Un traffico lento che, proprio essendo lento, essendo a tampone, permette che le polveri sottili si alimentino in maniera particolare in quella zona. Di conseguenza, quindi, bisogna prevedere alcune soluzioni, un piano urbano del traffico con alcune soluzioni che decongestionino gli assi che in questo momento sono congestionati, via della Vittoria, via 24 Maggio, via Gallo d'Oro. Per far questo io credo che sia necessario più tempo, quindi non è sicuramente un intervento di breve termine, ma è un intervento che va fatto, per il semplice motivo che alcune soluzioni possono essere studiate, possono essere approfondite e possono essere disponibili nell'arco di un mandato quinquennale, senza grandi investimenti. L'unico grande investimento che servirebbe è l'asse nord. Perché? Perché l'asse nord entra prepotentemente in questo discorso, perché serve come tangente e come decongestionante del viale della Vittoria, e di conseguenza potrebbe essere prevista una diversa utilità dello stesso viale della Vittoria. Ovviamente con tutta una serie di tangenti che collegano la zona sud della città con la zona nord, perché come ben sapete noi abbiamo una zona industriale che è situata in una determinata posizione della città e abbiamo dei quartieri dormitorio che sono situati a nord della città. Quindi per collegare queste due aree tutto questo traffico passa attraverso la città. Ora bisognerebbe, con la commissione competente, ma visti i tempi, scusi Presidente, concludo, è sempre molto preciso con questo consigliere, con la commissione competente approfondire soluzioni relative alla viabilità in città e al traffico urbano. Noi ci rendiamo disponibili per questo, ma le misure che sono state individuate in questo documento, e qui concludo, non ci sembrano sufficienti e soprattutto sembrano quasi tese più nei confronti dei privati, e il Comune si è assunto soltanto marginalmente alcuni impegni concreti per cercare di rispondere al problema dell'inquinamento e di conseguenza delle polveri sottili. Poi è chiaro che io penso che siamo in Italia, ma non perché gli italiani sono chissà chi, però abbiamo una cultura, ad esempio, del forno a legna, di certe attività legate a queste attività qui. Io ritengo che, visto che appunto questa è una tradizione tutta italiana, perlomeno sì, mettere in regolarizzare queste attività, però magari il Comune potrebbe fare la sua parte, perché io mi metto nei panni di una famiglia che ha un camino, che addirittura, come ci hanno comunicato in alcune occasioni, lo utilizzano in sostituzione degli impianti termici delle abitazioni per poter risparmiare qualche soldo. Io mi metto nei panni di un pizzaiolo o di una famiglia che ha un camino e lo utilizza per scaldarsi. Rendete conto che non è un costo irrilevante mettere un filtro come quello che è scritto in questa delibera, che costa dai 1.500-2.000 fino ai 5.000 euro se è uno di quei filtri che sono stati indicati ai consiglieri in commissione. Quindi, signori, in questo momento noi mettiamo un onere economico aggiuntivo alle famiglie, nonostante abbiamo già chiesto, sia come Comune sia come
Stato centrale, dei sacrifici a queste famiglie. Io credo che questi interventi non siano risolutivi, come invece ripensare un modello diverso di città, partendo dalla viabilità e partendo dall'individuazione di alcune particolari aree per agevolare lo scambio e iniziare una cultura del trasporto pubblico anche in questa città, anche se non abbiamo un problema generale, ma serve comunque incidere anche col trasporto pubblico locale. Grazie consigliere Marasca. Non ci sono. Non ci sono altri interventi. C'è un poi emendamento sul un autoemendamento. Com'è? Vabbè, però lo deve modificare. Allora andiamo al consigliere Giampaoletti, a facoltà. Grazie Presidente, scusi un attimo che, scusate, allora io non ho seguito molto gli interventi, mi scuso perché ho avuto una riunione, ma volevo ricordare ai consiglieri comunali che io nel 2009-2010 ho firmato un esposto in procura per quanto riguarda la precedente amministrazione per i sforamenti delle polveri sottili. Facendo una cronostoria, nel 2008 il comune di Jesi ha fatto 61 sforamenti su 35 consentiti, nel 2009 era a settembre 37 su 35, nel 2012 53 su 35. Fino ad arrivare al giorno nel 2013, ad oggi, nel mese di gennaio, sono stati fatti 4 sforamenti. Quello che l'assessore ha spiegato prima, l'assessore Napolitano, credo che sia una cosa molto importante, visto e considerato che questo procedimento è stato studiato in 3 step. Cioè il primo, dove già che è iniziato, per riguardo alle temperature del riscaldamento, e poi si è parlato anche del censimento del 31 fino al 31/3/2013 per le attività, pizzerie ed altro, con l'uso dei caminetti, e anche per entro il 2014-2015 dei privati. La differenza tra l'amministrazione precedente e l'amministrazione comunale attuale è che ci siamo dati un percorso. Il percorso qual è? Che il secondo step, dal 15° sforamento si è passato per 2 giorni con il blocco che già è stato attuato, e dal terzo, il terzo step è dal 15° al 35° sforamento. Il che significa che qui c'è una fase con 4 giorni di fermo di macchine, ma anche per il pari e dispari. Questo può comportare, e credo che sia anche una cosa molto positiva, visto e considerato che abbiamo affrontato anche come comitati, Comitato San Giuseppe, Comitato Tutela della Salute e Comitato Asse Sud, con l'esposto che abbiamo fatto, credo che sia importante questo cammino. Sicuramente c'è da fare una pianificazione, che l'assessore mi ha confermato che sta lavorando su questa pianificazione. Questo perché? Perché la pianificazione potrebbe portare al cambio della viabilità, anche per la modifica come attualmente si puliscono le strade, e anche al controllo dei mezzi sia comunali e di soccorso, ma soprattutto anche un incremento delle piste ciclabili che secondo me, ma credo anche tutti quanti siamo d'accordo, di creare le piste ciclabili sia Viale della Vittoria che Viale Don Minzoni, ma soprattutto anche per aumentare il servizio delle bici elettriche, visto e considerato che ci sono 4 stazioni, di cui una all'Osi che non viene molto utilizzata. Secondo noi potrebbe essere un incremento di altri 2 postazioni, zona Arcobaleno, centro commerciale Via Roma, e anche la zona San Giuseppe Smia. Questo per far sì che abituare i cittadini, tutti noi, di prendere queste biciclette, ma soprattutto di riorganizzare il discorso del trasporto urbano, che in questo momento l'assessore ha confermato che si stanno lavorando anche su questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Giampaoletti. Allora, non ci sono altri interventi, altre prenotazioni sul punto, quindi direi di chiudere la fase della discussione sulla pratica numero 7 e di aprire quella della dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto per quanto riguarda la pratica numero 7. Non ci sono prenotazioni da parte dei gruppi? Sì, consigliera Lenti. Sì, il nostro gruppo voterà favorevolmente, anche perché ci sembra per il momento abbastanza completo il documento, perché prende in considerazione provvedimenti immediati, visto il fatto che comunque gli sforamenti, no, vengono rilevati anche con una certa frequenza, ma prevede anche una fase progettuale, come ci ha già spiegato l'assessore, di provvedimenti più a medio-lungo termine che possono avere un riscontro positivo. Anche per quello che riguarda il discorso dei privati, riteniamo che comunque viene dato un congruo tempo per poter progettare e valutare una spesa da sostenere con il contributo del Comune, quindi non è una richiesta che viene fatta in maniera immediata a carico dei cittadini, ma ecco, prevede anche un congruo tempo per poter programmare eventualmente una spesa. Quindi il nostro gruppo esprime parere favorevole in considerazione appunto di quanto detto e le considerazioni fatte. Grazie consigliera Lenti. Consigliere Marasca, facoltà. Sì, presidente, noi, come abbiamo annunciato, viste le perplessità che abbiamo detto, ci asterremo, perché comunque prendiamo atto che l'amministrazione si attiva da questo punto di vista, ma non riteniamo sufficienti i provvedimenti che sono contenuti in questo documento. Ci fa piacere che abbia fatto una cronistoria il consigliere Giampaoletti. Ci sarebbe piaciuto anche vedere i 100 km di marciapiede che ha promesso in campagna elettorale. Però, visto, però è quasi assessore, no? E di conseguenza anche il fatto delle 5 domeniche ecologiche, a nostro parere, sono in qualche maniera molto parziali come intervento per ridurre le polveri sottili. È visto comunque positivamente il lavaggio delle strade, un intervento che secondo noi potrebbe in qualche maniera incidere su questa problematica. I limiti alla circolazione sono insufficienti, visto e considerato che addirittura quanto previsto la Regione erano ancora più stringenti per quanto riguarda certi autoveicoli. Per quanto riguarda i camini, se i privati e i commercianti, le imprese che si occupano di ristorazione vorranno comunque continuare a produrre con forni a legna, dovranno regolarizzarsi e quindi spendere di loro tasca più di 1.000 euro per quanto riguarda l'impianto di combustione, sarebbe stato anche in qualche maniera di buona logica prevedere un incentivo anche minimo per invogliare nell'autodichiarazione e nell'autoregolazione di questi impianti. Invece così nessuno si autodenuncerà, se qualcuno ovviamente non provvede a controllare, come in qualche maniera è emerso dalla Commissione. Non credo che ci siano dei privati disposti a autodenunciarsi e spendere 1.500-2.000 euro, piuttosto io credo che questo sarebbe alquanto impossibile, se non con un breve incentivo che avrebbe in qualche maniera agevolato, comunque invogliato le famiglie a regolarizzare i loro impianti di combustione. Manca appunto, come dicevamo, ogni riferimento anche a interventi di medio e più lungo termine, come magari investire sul trasporto urbano, capire anche se c'era la possibilità di inquadrare alcune aree per quanto riguarda i parcheggi scambiatori. E in particolare manca quello che serve veramente a questa città, ovvero un nuovo piano urbano del traffico che in qualche maniera decongestioni, trovi delle soluzioni per decongestionare anche con investimenti in opere pubbliche, come questa amministrazione aveva detto di voler fare anche nel programma di mandato, un piano urbano del traffico che possa decongestionare quelle aree che oggi sono in qualche maniera intasate per motivi diversi. Quindi noi ci asterremo per tutta questa serie di motivi e quindi questo è. Grazie consigliere Marasca. Consigliere Punzo, ha facoltà. Approfitto della dichiarazione di voto per precisare ancora meglio il pensiero di prima. Noi voteremo a favore di questa mozione, perché è comunque una soluzione che va a impattare e a ridurre gli sforamenti man mano che questi si verifichino.
io insisto su questo punto, cioè noi oggi ci mancano gli elementi perché scontiamo dei ritardi grossi e da questo punto di vista bisogna ammettere che siamo indietro, che ci dia una visione complessiva della cosa. Vedi, anche decidere quante centraline mettere per misurare il PM10, il PM2,5, o se limitarmi solo al PM e non andare sugli NOx, gli SOx e tanti altri inquinanti, gli idrocarburi incombusti, ce n'è tanto, può essere soltanto frutto di un'analisi preliminare che tenga conto delle attività del territorio, la tipologia di popolazione, il tipo di circolazione che ci abbiamo, come possiamo incidere, le attività che si fanno sul territorio. È un lavoro che è abbastanza complesso, ma non è difficile da fare, si può fare sia con l'aiuto degli enti preposti al controllo, come quelli sanitari o qualche ente regionale che gravita nell'ambito regionale, ma anche con risorse che uno può andare a cercare sul territorio. L'importante è avere le idee chiare, cioè noi dovremmo riuscire in tempi non remoti ad arrivare a una posizione complessiva sulla situazione, sul dove siamo, sul dove vogliamo andare e soprattutto su che cosa siamo disposti a mettere in gioco per arrivare agli obiettivi dove vogliamo arrivare. Credetemi, fuori da un'impostazione di questo tipo diventa tutto molto puntuale, molto vago e alla fine sui singoli interventi fatti come singoli alberi che emergono nel paesaggio si finisce con non capire neanche bene se con le poche risorse che pur ci sono si riesce a ottenere il meglio per la città e per il territorio. Grazie. Grazie consigliere Punzo. Consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, io userò questa mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere Puzzo alla fine, che è esattamente quello che pensavo di dire all'inizio. Insomma, finché non facciamo, soprattutto per quello riguarda il traffico, un'analisi contestualizzata dei flussi, è quello che poi ha detto a lei adesso, non riusciremo mai a prendere le misure. E questa, come diceva all'inizio del Puzzo, si può fare. Tra l'altro noi siamo in una ERCA, abbiamo questa sfortuna di stare in una ERCA. Essere in una ERCA c'ha solo una fortuna, che si può avere accesso a dei fondi. Infatti questo è scritto anche nella risoluzione, che si può avere, e quindi assolutamente spero che possiamo dare uno slancio in questa legislatura su queste cose qua, perché la situazione è veramente messa male. Nel dicembre, tra l'altro, noi abbiamo parlato di salute ed ambiente, 19 dicembre adesso, ultimo scorso, è uscita una sentenza della Corte Europea che ci condanna a procedura di infrazione, cioè noi siamo stati condannati anche per 55 zone dell'Italia, compresa, prima erano 70, poi sono diventate 55, compresa la Regione Marche, alcune zone della Regione Marche. Se voi leggete l'istruttore di quella sentenza, è penoso il tentativo dello Stato di chiedere proroghe, deroghe, poi si dimenticano di portare i documenti, allora la Commissione dice non ci ha chiesto la proroga, non ci ha portato i documenti, una roba allucinante, leggete, adesso la pubblicheremo. Però questo per dire che noi rischiamo, non solo come dal punto di vista ambientale e quindi sulla salute, rischiamo anche dal punto di vista economico. L'inquinamento costa, non è vero che siccome c'è l'economia bisogna inquinare, il contrario, ci costa che siamo troppo inquinati, perché pagheremo multe, multe europee, quindi anche dal punto di vista erariale. Penso che il Comune di Iesi ci ha bisogno, perché poi queste multe funzionano così, lo Stato viene messo in procedura di infrazione e a pioggia le regioni, le province e i comuni. Penso che il Comune di Iesi ci ha bisogno di tutto tranne che arrivi pure la multa per le polveri sottili, quindi questo penso il sindaco siamo d'accordo al 200%, quindi assolutamente, anzi è ora di individuare, come diceva Marco Ciampoletti, noi avevamo fatto insieme quell'esposto alla procura, è ora di cominciare anche a individuare i perché di questa inerzia, chi sono i responsabili, come mai dal 2005 siamo stati messi in mora dall'Unione Europea e ancora non si risolve, non si è manco iniziato a prendere le misure del problema, non dico non si è risolto, si è preso manco bene le misure ancora del problema. Per cui io voterò questa cosa come cosa minimale. Io solo un appunto velocissimo sul lavaggio delle strade, per me è una cosa proprio che, cioè sì, forse le centraline abbasseranno i rilevamenti, le polveri passano dall'aria al terreno, quindi quello che non ci respiriamo rischiamo di trovarlo in quello che mangiamo, quindi le polveri non si distruggono, poi quando si asciuga l'acqua le polveri tornano su. È un palliativo che a volte funziona per abbassare i livelli, per prendere in giro le centraline, diciamo così, che sono degli stupidi automi, e quindi riusciamo a prendere in giro.
però non, i nostri polmoni non si lasciano prendere in giro così, neanche la nostra salute, per cui questo è un appunto che volevo dire. Sì, forse amministrativamente riusciamo a scampare, a abbassare qualche superamento, ma la salute non si risolve, il problema della salute eventuale che ci potrebbe essere legato alle polveri non si risolve con il lavaggio delle strade. Grazie consigliere Gianangeli. Consigliere Spaccia, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Mi asterrò, diciamo, su questo documento, condivido molti punti di questo documento, però sono un po' scettico per esempio per quanto riguarda il discorso caminetti, soprattutto in questo periodo storico dove delle famiglie fanno difficoltà ad arrivare a fine mese e il caminetto dà loro la possibilità, magari per chi non può riscaldarsi con il metano perché magari non riesce a pagare la bolletta e le aziende che erogano il servizio chiudono i contatori, conosco molte di queste situazioni, il caminetto è un'alternativa. Poi mi viene anche in mente che il fatto che il Comune Jesi sfori oltre il 50% di media durante l'anno è anche dovuto al fatto che in questi ultimi 20 anni nel giro di 3 km di strada si sono costruiti circa 10 supermercati. Se quelle strutture stavano concentrate nella zona industriale, magari con la superstrada che collegava meglio, probabilmente la città era un po' più libera da polveri sottili e quanto. Oltre a questo manca un piano del traffico e secondo me si potrebbe anche intervenire, mi viene in mente l'incrocio Viale della Vittoria, Viale del Lavoro con Via Garibaldi, è stato messo un sensore che permette alle macchine di praticamente, quando l'incrocio dall'altra parte non c'è nessuna macchina, di far partire le macchine. Questo sensore è stato messo dopo la riga bianca, quindi le macchine arrivano lì ma non riescono, diciamo, a sfruttare questa possibilità. Se si riuscisse a spostare il sensore 2 metri prima, probabilmente le macchine rimarrebbero ferme alcuni minuti in meno, che nell'arco della giornata potrebbe essere anche una mezz'ora in meno. In più, secondo me, bisognerebbe muoversi, oltre a incentivare il trasporto pubblico, anche a fare un piano regolatore dei tempi. Se si riuscisse, per esempio, nella zona industriale, a fare un piano di razionalizzare l'entrata dei dipendenti al lavoro, per esempio ogni 10 minuti o quarto d'ora, sicuramente quelle punte di concentramento che ci sono adesso all'asse sud e al Viale La Vittoria verrebbero meno. Grazie. Grazie consigliere Spaccia. Il consigliere Giampaoletti ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, come gruppo Insieme Civico noi appoggeremo questo argomento che ci ha presentato l'assessore Napolitano. Credo che è una mia soddisfazione personale, visto e considerato che per due anni abbiamo lottato su queste polvere sottili e adesso non siamo fuori dal comune ma siamo all'interno in maggioranza, sarà proprio la mia buona volontà di spingere e controllare l'assessore Napolitano per far sì che queste cose, questa programmazione o pianificazione, come la vogliamo chiamare, sia veritiera. Quello che noi chiediamo soprattutto è le centraline, trovare il modo di posizionarle nel migliore dei modi, e mi sembra che l'assessore col suo intervento ha detto come potranno essere posizionate, ma nello stesso tempo noi abbiamo presentato anche il PUT, una modifica, un'osservazione del PUT, il piano urbanistico del traffico, 2 anni fa, e già parlando con l'assessore Garofoli stiamo valutando alcuni cambiamenti. Mi riferisco anche al discorso dei 100 km di marciapiede. Mi fa molto piacere perché è stato uno slogan, ma spero che con il sindaco Massimo Bacci, che è stato eletto, insieme faremo invece di 100 km, ne faremo 50 km di marciapiedi. Però almeno cercheremo di non lasciare la città, quando noi avremo finito questo mandato, di non lasciare la città come è stata lasciata dalla precedente amministrazione, visto e considerato che non c'è stata neanche una manutenzione ordinaria. Noi dobbiamo fare una manutenzione straordinaria per sia chiudere le buche e soprattutto per mettere a posto i marciapiedi.
Riguardo anche la pulizia delle strade, attualmente penso che la mattina alcuni di voi vedono come vengono pulite le strade, e vengono pulite a zig e zag. Noi già all'assessore ho chiesto che vengono pulite in un certo modo, cioè come lo fanno in altre città, dove alla sera vengono posizionati i divieti di parcheggio, passa il carro attrezzi, prima macchina, seconda macchina la scopa, terza macchina quello che butta l'acqua per pulire la strada. Credo che si sta lavorando su questa ottica, però non è che ci vuole la bacchetta magica, in 5 minuti si fa. Cercheremo di fare il possibile e sono molto soddisfatto di questo primo passo. Sicuramente, come diceva Massimo Genangeli, noi abbiamo lavorato con l'esposto in procura perché credevamo che dovevamo arrivare a un punto dove lasciare una città pulita nei limiti del possibile per i nostri figli, e cercherò io e anche il nostro gruppo, e penso tutta la maggioranza sia d'accordo, per lavorare a 360 gradi per lasciare al fine mandato una città meno inquinata e più pulita. Grazie. Grazie consigliere Giampaoletti, credo che siano finiti gli interventi, non ci sono altre prenotazioni, quindi dichiaro chiusa anche questa fase delle dichiarazioni di voto. Metterei in votazione la delibera relativa appunto al punto 7, provvedimenti per la riduzione della concentrazione delle polveri sottili PM10 in aria ambiente. Quindi vi prego di votare. Votazione aperta. Rossetti Francesco al posto di Melapioni, sì. Al posto di Melapioni. Sì, sì. Sì, sì. Ci siamo. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 20, i voti favorevoli sono 15, gli astenuti 5 e sono i consiglieri Marasca, Olivi, Francesco Rossetti, Spaccia, Santinelli. Il Consiglio Comunale approva. Adesso passiamo alla votazione dell'immediata esecutività della delibera. Come? Sì, sì. Immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Pianista. Gullace, sì. Gullace. Comunico l'esito. I presenti sono 20, i favorevoli sono 16, i contrari nessuno, 4 astenuti. Consiglieri Marasca, Olivi, Francesco Rossetti, Spaccia. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Adesso mettiamo in votazione la risoluzione presentata dal consigliere Gianangeli. M'hanno comunicato che c'era una modifica nella risoluzione prima di metterla in votazione, quindi se ce lo può illustrare. Ha già illustrato la risoluzione, se ovviamente sinteticamente ci dice le modifiche, grazie. Allora, praticamente mi è stato proposto dall'assessore di fare questa modifica, che posso accogliere perché mi interessa mettere un punto politico su questa cosa. Avete visto, l'impostazione non è cogente, però non si può approvare il provvedimento sulle polveri sottili senza toccare questo tema qua delle centrali che arrivano e senza dire niente sul particolato secondario. Per cui io ho messo a valutare la sussistenza nella parte deliberatoria, nel secondo punto, secondo capoverso. Il primo punto sì, il secondo punto, allora, invita l'amministrazione nel rispetto delle proprie prerogative a valutare eventualmente procedere con la prescrizione e la riduzione delle emissioni PTS, questo qui il primo punto rimane inalterato. Secondo punto, a valutare la sussistenza delle condizioni per
richiedere alle autorità competenti, a valutare la sussistenza delle condizioni per richiedere. Sì, poi per il resto è... Sì, sì, terzo punto rimane inalterato. Ah, prevedere la fattibilità... Ah, non capivo, scusa. Fattibilità che è scritto... Ok, va bene. Va bene? Allora, a prevedere la fattibilità con relativi eventuali passaggi, chiedo scusa, non avevo proprio capito che voleva di sto segno. Non so se lui la scrive male. Allora, era lei, sì, no? Vabbè, sarà un problema allora. Allora, a prevedere la fattibilità con i relativi eventuali passaggi alle commissioni consiliari di un piano. Va bene così? No, primo punto lo dobbiamo togliere? No, ma allora, cioè, non ci siamo capiti. No. Ma, no, ma io non c'ho problemi, è trasparente, perché penso che su queste cose qua non c'è bisogno di fare maggioranze e opposizioni, quindi non c'è nessun problema, mi interessa trovare una convergenza su questi documenti qua. Grazie. Ah. Cioè non capisco perché si deve togliere, visto che è valutare ed eventualmente procedere, non è se il problema non è nei provvedimenti, ma infatti questo qui è una risoluzione che non è nel regolamento adottato, questa è una risoluzione. Va bene, quindi rimane identico il primo punto. Sì, okay. Sì. Ripeto Presidente, così almeno Primo punto rimane, secondo punto è valutare la sussistenza delle condizioni per richiedere all'autorità, terzo punto prevedere la fattibilità con i relativi passaggi nelle commissioni consiliari di un piano dettagliato. Okay. Su questo possiamo aprire l'eventuale discussione. Se non ci sono interventi, chiudiamo. Sì, ecco, se magari ci fa la cortesia di trascriverlo, così poi facciamo una fotocopia. Però ecco, non ci sono cambiamenti epocali se non poche righe. Lo facciamo su questa, così a scanso. Viene richiesto di avere un testo. Ah, ce l'ha lei già? Ok. Allora facciamo la fotocopia. Solo questa pagina qua, perché l'altra non viene toccata. È questo, se lo confermi. No, se lo confermi facciamo fare la fotocopia. Va bene, facciamo una fotocopia. Solo di questa facciata qua, Paola, perché l'altra ce l'hanno già tutti. Se è possibile. Sì. No.
perché infatti, senza fare tutto il giro adesso per carità non, è quello, ragione, non è quello che fa perdere tempo però anche per loro che fanno 100 giri averla a disposizione piccolina sì, con delle rotelline sotto insomma si sposta anche facilmente. Eccoci. Sindaco, gli andiamo. Ci mancherebbe altro. Licenziare segretario. Cosa la facoltà di licenziare eventualmente? Assolutamente, soprattutto la Paola Conti. Non assorbe, proprio mirato. Allora, documento è stato distribuito, credo che non ci siano problemi, se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, chiudiamo la fase della discussione, apriamo quella delle dichiarazioni di voto. Niente? No, non dovrebbe esserci. Non ci sono prenotazioni, quindi chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto e apriamo quella della votazione della risoluzione presentata dal consigliere Massimo Gianangeli sul punto 7, quello che abbiamo appena approvato. Apriamo la votazione. Siamo pronti? Votazione. Votazione. Aperta, prego votare. Marasca, votare, non parlare. Olivi. Votato. Astensione. Giampaoletti. Non c'è Giampaoletti, chiedo scusa, non c'è, e allora abbiamo votato tutti. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 19, i voti favorevoli 17, contrari nessuno, 2 astenuti, consiglieri Francesco Rossetti e Olivi. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora, dunque il punto 8 è stato rinviato. Passiamo quindi al punto 9, approvazione del regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati nel territorio del comune di Iesi. Illustra la pratica. Chiedo scusa, il sindaco, questo del provvedimento. Chiamiamo la Robaldi. La Robaldi, sì dai. Forse se chiamiamo allora facciamo un'inversione, chiedo scusa, direi per mentre chiamano il maggiore Rovaldi, facciamo un cambiamento nell'ordine del giorno, trattiamo adesso il punto 10 che ha oggetto Comune di Iesi, Tesei Candore Francesco, pagamento a seguito di una sentenza, la numero 271 del 2012, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi articolo 194 lettera A, decreto legislativo 267 del 2000. Illustra la pratica. La trovate nel mio ufficio la Rovana. Sindaco. Io non ho linea. Illustra la pratica il sindaco. Allora, si tratta di un contenzioso fra il Comune di Iesi e l'avvocato Tesei Candore Francesco
Ci sono state due gradi di giudizio, il Comune di Iesi ha avuto torto e pertanto è addebitata anche le spese legate al procedimento. È un debito di alcuni anni fa, adesso scusate ma prendo, è una sentenza. È una sentenza, qui chiedo un aiuto al segretario che l'aveva. La sentenza recente di quando è? È una sentenza del maggio 2012, non è stata inserita nel bilancio di previsione e pertanto è un debito fuori bilancio. Il Comune ovviamente ha necessità di saldare questo importo. E pertanto dobbiamo deliberare il pagamento lo stesso, questo in soldoni. Poi se il segretario vuole aggiungere qualcosa a lei, visto che conosce la pratica meglio di me. Segretario, se si prenota. Segretario comunale. Sì, si tratta di una controversia che si trascina già da oltre 10 anni e come i consiglieri comunali hanno già avuto modo di comprendere, ogni volta che c'è una sentenza di un giudice, quasi sempre, la spesa relativa, nel caso in cui l'amministrazione comunale venga condannata, costituisce un debito fuori bilancio perché non è uno stanziamento previsto a bilancio. La sentenza è sempre un fatto nuovo, non sempre prevedibile nei suoi contenuti. E qui l'amministrazione ha semplicemente l'obbligo di riconoscere questo debito e di liquidarlo, pena eventuali atti di pignoramento sul patrimonio dell'ente, quindi è una procedura un po' obbligata, c'è poco da decidere, ecco, la nostra decisione è doverosa. Grazie, ho una prenotazione, non so se c'è un errore, consigliere Gianangeli per consigliera Mancia, oppure se adesso, consigliere Gianangeli, la facoltà. Volevo solo sapere dal sindaco se ce lo può dire, se no non fa niente, se si può sapere a quanto ammontano i possibili, se è possibile classificare, sicuramente l'ha fatto già, i contenziosi come questi, cioè quelli persi e quelli che probabilmente rischiamo di perdere, a quanto ammonta l'esigenza che dovremmo affrontare magari nei prossimi anni dei debiti fuori bilancio, se c'è questa indicazione, se ce la può dare, se è possibile. Colgo l'occasione per chiedere questo. Il sindaco. Allora, questo è un debito fuori bilancio legato al pagamento di una parcella. Dobbiamo pagare il legale di controparte che ha vinto il ricorso. Per quanto riguarda la richiesta che lei fa, l'importo esatto non lo conosciamo perché ovviamente dipende da quello che sarà l'esito della sentenza e dalla quantificazione. Tra l'altro ci sono delle perizie, in alcuni casi ci sono delle perizie che sono state fatte più volte, richieste più volte dal giudice. Credo comunque che parliamo di svariati milioni di euro, la cifra penso che possa oscillare da 3 a 5 milioni, 6 milioni, non vorrei essere tra l'altro troppo ottimista, dipende dall'esito dei contenziosi, in alcuni casi pensavamo anche molto di peggio, almeno da quello che abbiamo visto come relazioni del periti, però obiettivamente dobbiamo aspettare il giudizio e comunque sono diversi milioni di euro. Grazie. Consigliere Catania, facoltà. Presidente, due parole proprio, visto che la sentenza parla di 8.000 euro di sorte, insomma, e 8.000 euro di interessi più le spese, ritengo comunque potrebbe essere opportuno provare una transazione. Stiamo parlando di 8.800 euro di interessi, sono tanti perché il periodo è lungo, evidentemente, però secondo me un tentativo va fatto. Stiamo parlando di importi perché almeno un tentativo, a parte l'avvocato Gian Tomassi, l'ha fatto. Grazie consigliere Catani. Non ci sono altre... Sì?
Consigliere Maransca, facoltà. Sì, Presidente. È possibile avere un documento istruttorio su quanto affermato dal Sindaco? Cioè, capire, ma messo nero su bianco, questo rischio che corre il Comune di Jesi, per quali contenziosi, eccetera, eccetera. Cioè, avere nero su bianco quello che il rischio che lei ha citato, quindi da 4 a 5, addirittura milioni di euro. Quindi capire da quali procedimenti questo potrebbe derivare e per quali importi, attraverso una stima precisa, in modo tale che abbiamo un'idea più chiara, perché è un importo importante. Sindaco. Ma credo assolutamente di sì, sono agli atti. Il fatto che la cifra sia variabile, credo che lei me lo insegni, sarà il giudice, no? Sulla base delle... ma possiamo, se volete, credo che possiamo fare una verifica di tutti i contenziosi più importanti che ci sono in essere e valutiamo la documentazione insieme. Assolutamente sì. Non ci sono altri interventi, quindi dichiariamo chiusa la discussione. Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono non credo che ce ne siano. Chiusa questa fase, aperta quella della votazione. Siamo pronti con la votazione? Sì? Votazione aperta. Chiedo scusa, c'era consigliera Lenti, ma azzeriamo. Scusa, sindaco, devi votare. Francesco Rossetti, Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 20, favorevoli 20, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Passiamo adesso alla votazione della immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Sindaco Francesco Rossetti, Magagnini, Tesei, Santinelli. Per il sindaco voto è tanto sì, immediata esecutività. Magagnini, ecco posto. Comunico l'esito alla votazione, anche qui 20 presenti, 20 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Trattiamo adesso l'ultima pratica, ovviamente l'ultima perché c'è stata l'inversione, è quello della approvazione del regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti e abbandonati nel territorio del comune di Jesi. Illustra la pratica il maggiore Rovaldi, se si prenota. A lei. Il codice civile prevede che ogni comune abbia un ufficio per il ricevimento degli oggetti rinvenuti, o meglio l'articolo 927 del codice civile prevede che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Presso la Polizia Municipale esiste questo ufficio di oggetti ritrovati. Nel corso degli anni, numerosi anni, queste cose ritrovate sono state lasciate in deposito presso l'ufficio di PM, presso alcune stanze adibite per l'accoglimento di questi oggetti, tra cui anche numerose biciclette. Senza che sia arrivato l'eventuale proprietario o il ritrovatore, che dopo un anno ne diventa legittimamente proprietario,
ne abbia fatto richiesta. Di conseguenza, nel corso di tanti anni abbiamo dei magazzini pieni di questi oggetti e non avendo a disposizione un regolamento comunale che ci dia la possibilità poi di procedere per un eventuale smaltimento oppure poter fare un'asta pubblica o magari nel caso in cui possa essere possibile prendere questi oggetti e farli diventare di proprietà del comune. Per poter fare questo percorso, dato che il codice civile ci dà le direttive generali, ma non in particolare, abbiamo bisogno che esista un regolamento degli oggetti rinvenuti. Ecco perché questa necessità. Sono pochi articoli, quelli essenziali, che ci diano la possibilità di poter lavorare serenamente. Gli articoli sono 12. Abbiamo escluso dalla regolamentazione degli oggetti ritrovati alcuni piccoli oggetti senza valori, quali sono le chiavi ritrovate, perché non avendo nessun valore, non riuscendo a risalire al legittimo proprietario, ci sembrava inutile fare le registrazioni ufficiali come avviene per qualsiasi altro oggetto. Abbiamo previsto anche un'eventuale spesa di deposito nel caso dovesse esserci, ma solo nel caso in cui ci siano effettive spese vive. Oltre questo abbiamo previsto diverse modalità di smaltimento nel caso in cui gli oggetti ritrovati abbiano un valore e quindi la possibilità per il comune comunque di utilizzarli o poterli vendere, e nel caso in cui invece questi oggetti siano privi di valore, quindi dobbiamo provvedere a un suo smaltimento. Altre cose non... Grazie Maggiore. Se ci sono, apriamo la discussione, se ci sono interventi, non ce ne sono, non ci sono prenotazioni, quindi chiariamo chiusa questa fase della discussione, aperta quella di dichiarazioni di voto, non credo che ci saranno dichiarazioni di voto, quindi chiudiamo anche questa fase e passiamo a quella della votazione, votazione aperta. Tesei, Santinelli. Dito che è un'accusa. Donofrio, Garofoli. Donofrio. Piano. Ecco. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 20, voti favorevoli 20, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva, adesso dobbiamo votare la, per la immediata esecutività della delibera, quindi nuova votazione, prego votare. Francesco, Gianangeli, Santinelli, Giampaoletti, Giampaoletti, grazie. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 20, favorevoli, i voti favorevoli 20, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Allora, prima di andar via, volevo fare due comunicazioni. Il prossimo Consiglio Comunale sarà il 7 marzo e si svolgerà in parte ordinaria, parte seduta a sessione aperta al Teatro Moriconi. L'ultima informazione per chi volesse partecipare è prevista
per questa sera alle 7 in Piazza della Repubblica la manifestazione One Billion Rising, un flash mob mondiale, in orario di inizio ore 19. Credo l'organizzazione è veramente importante, chi è interessato ovviamente può partecipare. Grazie a tutti della presenza, della pazienza, ringrazio il sindaco, ringrazio il dottor Capobianco, gli assessori che sono stati presenti, tutti voi, ci vediamo il 7 marzo. Come? Sì. Please.